Sono qui con Giuseppe Pezzoli, delegato del Corin di Bergamo, una provincia che ha dato grandi successi in passato ma anche nel presente al mondo sportivo italiano. Perché no? Bergamo rappresenta nella Lombardia, insieme a tante altre province, un grosso movimento sportivo. Abbiamo circa 3.000 società sportive affiliate alle federazioni del CONI e circa 200.000 tesserati su una popolazione di oltre 1.000.000 di abitanti, quindi una grossa performance a livello sia giovanile che, diciamo, dell'attività generale. Non dimenticherei neanche i master, perché ormai sappiamo bene che ormai a tutte le età bisogna fare sport, bisognerebbe iniziare fin dalla scuola primaria, come del resto noi stiamo facendo, come nelle altre province della Lombardia. Per quanto riguarda l'attività, le nostre federazioni sono molto attive, naturalmente gli sport più conosciuti hanno una maggiore visibilità, però devo ricordare che ci sono tante discipline sportive nuove o seminuove che svolgono attività soprattutto nel mondo della scuola, che è il nostro mondo di riferimento. Sto parlando con il CONI, ma credo anche con tantissime federazioni, la cucina dei futuri campioni. Naturalmente i campioni sono sempre pochi, perché naturalmente privilegiare è molto molto difficile. Questo lo vediamo non solo in Italia ma in Europa, nel mondo in generale. Un augurio doveroso per questo 2015 che sta per arrivare. Beh, l'augurio è che l'anno 2015 sia un anno naturalmente di luci ed ombre, che ci siano soprattutto luci e poche ombre. Si dice che essere ottimisti non costa nulla, però credo che nello sport l'ottimismo valga il doppio. Va bene, grazie mille. Perfetto. Grazie.